Bene, buongiorno, chiedo ai colleghi di prendere posto, diamo avvio alla seduta odierna dell'Assemblea legislativa. Come noto, la seduta avrà inizio con le interrogazioni a risposta immediata alle cosiddette question time. Chiamo l'oggetto numero 200, sisma che il 16 dicembre 2000 ha interessato alcuni comuni della provincia di Terni, reperimento delle risorse necessarie al completamento degli interventi, intendimenti della Giunta a riguardo, interrogherà la Giunta del consigliere Buconi, per la Giunta risponderà l'assessore Rometti. Colgo l'occasione per ricordare ai colleghi che gli interroganti hanno a disposizione 2 minuti per l'illustrazione del proprio atto, la Giunta risponde per un massimo di 3 minuti, l'eventuale replica dell'interrogante avrà a disposizione non più di 1 minuto. Prego, consigliere Buconi. Grazie. Mi riferisco a un evento, diciamo, sismico riferito al 2000, se non vado errato, rispetto ad alcuni comuni della provincia di Terni. In modo specifico mi riferisco alla delibera di Giunta regionale 32 del 24 gennaio 2011, nel quale è stato approvato, in esecuzione di quanto disposto da una precedente delibera, il piano stralcio degli interventi sugli edifici privati ricomprendenti unità immobiliari destinate ad abitazione principale. Ci sono state delle abitazioni dichiarate completamente inagibili, ammesse a finanziamento con il 100% del contributo, messo a disposizione solo il 30% del contributo. Di fatto, che cosa è avvenuto? Che non si è potuto né, diciamo così, spendere il contributo assentito di 405.000 euro, perché pur essendo stato accordato veniva richiesta una rendicontazione per il 100% dell'intervento, in quanto appunto gli interventi ammessi erano riferiti al 100% del danno. Quindi la prima questione sarebbe adottare atti che consentano magari di utilizzare quel 30%, perché altrimenti se uno eroga il 30 e chiede di rendicontare il 100 c'è qualcosa che non quadra. L'aspetto comunque più importante sarebbe come reperire i circa 650.000 euro che mancano per completare gli interventi, ripeto, di questi immobili per il quale è stata dichiarata la totale inagibilità. Dopo la mia interrogazione, solo in ordine di tempo, sono emerse anche alcune questioni riferite anche ad altre situazioni di cui se ne è occupata la seconda commissione consiliare. Insomma, la richiesta è di sapere quali interventi, intenzioni, possibilità può mettere in campo la Giunta regionale per risolvere questa questione. Grazie. Grazie consigliere Buconi. Per la Giunta risponderà l'assessore Rometti. Prego, assessore. Rispondo in sostituzione della Presidente a questa interrogazione, e nell'interrogazione stessa sono contenute le notizie e i dati relativi appunto a questo sisma del 16-12-2000 che ha interessato alcuni comuni dell'area di Terni. Sono stati finanziati interventi sulle priorità più importanti per quasi 25 milioni di euro. Poi nel corso del tempo in alcuni comuni come quello di Avigliano, Giove, Narni e Stroncone ci sono stati aggravamenti nelle strutture di alcuni edifici che sono stati considerati poi da finanziare. Le risorse a disposizione per contribuire al ripristino di questi edifici sono, pur avendo aggiunto alcune risorse recentemente, sono solo pari a 405.000 euro, mancano il fabbisogno è di 1.153.000 euro, mancano quindi, come diceva il consigliere Buconi, circa 650-700.000 euro per poter dare corso a contribuzioni pur parziali relative al ripristino di questi edifici. I problemi sono due, come è stato detto. Uno è quello di modalità di rendicontazione che almeno sblocchino le risorse esistenti. Il secondo è quello di reperire le risorse mancanti. Lo Stato non credo
che darà più risorse per questo terremoto. I nostri uffici sono abbastanza pessimisti in proposito, quindi l'unica strada che dovrà essere valutata nel corso delle prossime settimane, nel corso della predisposizione anche della manovra finanziaria della Regione, è quella di reperire queste risorse nell'ambito delle compatibilità del bilancio regionale. Però da questo punto di vista non sono in grado di dare garanzie e certezza, ma sicuramente è un tema questo assolutamente presente nell'amministrazione regionale, negli uffici, per poter completare, diciamo, un ciclo di ricostruzione che ha interessato quella zona della provincia di Terni. Grazie Assessore. Per una breve replica la parola al Consigliere Buconi. Pregherei i colleghi di rispettare maggiormente chi ha la parola. Se ci sono discussioni da fare, per cortesia si facciano fuori dall'Aula. Prego Consigliere Buconi. Sì, grazie. Soddisfatto per l'impegno che ha dichiarato l'assessore Rometti a nome della Giunta, parzialmente insoddisfatto in quanto non è stata individuata ancora la soluzione. Ricordo soltanto che ci sarebbero da superare alcuni problemi burocratici, perché ci sarebbero economie da utilizzare sulle varie ordinanze riferite a questi terremoti, ma siccome le ordinanze giustamente classificano, cioè non è facilmente spostabile, insomma, da un'ordinanza all'altra le somme, raccomando il massimo impegno e sforzo per vedere se è possibile utilizzare quelle economie emanando nuove ordinanze. Grazie. Grazie Consigliere Buconi. Chiamo l'oggetto numero 206, intendimenti della Giunta regionale affinché della parte della Fils SRL in ottemperanza agli obblighi contrattuali con il Comune di Foligno venga garantita maggiore tutela e salvaguardia degli archivi e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Interroga il Consigliere Monni. Per la Giunta, in sostituzione della Presidente, risponderà l'Assessore Bracco. Prego, Consigliere Monni. Grazie, Presidente. La Fils, che è nata per promuovere lo sviluppo del territorio, ma come al solito queste società si trasformano anche in società di servizio. E da alcuni anni questa stessa società si occupa anche dell'archivio dell'archivio del Comune di Foligno, ma non solo, anche archivio di Stato per quanto riguarda alcune cose dei beni culturali. Sta di fatto, Assessore, che questi archivi sono situati a dei magazzini che non sono a norma, non hanno certificati antincendio da parte dei Vigili del Fuoco, non hanno certificati dell'ASL, e rimane il fatto che da sopralluoghi fatti da alcuni consiglieri del Comune di Foligno risulta che tutto il materiale è ammassato, come è avvenuto parte anche per gli archivi della Regione dell'Umbria quando siamo andati a fare il sopralluogo a Solomeo. La situazione è veramente imbarazzante, ma soprattutto pericolosa. Sta di fatto che se qualsiasi società privata che gestisce archivi viene controllata e non ha quei requisiti, viene multata e fatta chiudere, la Fils, che non ha i certificati idonei per fare questo tipo di lavoro nei magazzini, dunque non c'è soprattutto le scaffalature a norma, non ha certificati, come dicevo prima, dei Vigili del Fuoco, continua a tenere aperto mettendo a grande rischio i materiali lì conservati. Dunque volevo sapere per quale motivo, scusi Assessore, io capisco che per quale motivo la Regione, non solo perché in quei magazzini ci sono materiali del Comune di Assisi e dell'ospedale, dunque rientrerebbe anche la competenza della Regione, anche se forse ai limiti, ma soprattutto perché ci sono degli archivi di Stato, che dunque beni culturali, che la Regione dovrebbe fare ammenda di tenerli cari. Sta di fatto che questi magazzini non sono a norma. A mia richiesta ai Vigili del Fuoco è stato risposto che lì non c'è nessun tipo di certificato. Grazie. Grazie Consigliere Monni. Per la Giunta l'Assessore Bracco, prego. Sì, grazie Presidente, ma io voglio andare, diciamo, per temi e procedere rapidamente. Ora, la Foligno Impresa Lavoro Sviluppo, la Fils, è un SRL di proprietà interamente del Comune di Foligno, quindi è un soggetto privato di proprietà di un'amministrazione comunale nei confronti della quale la Regione nulla può, perché siamo
in uno Stato liberale, quindi la Regione non è che interviene ovunque e comunque. Quindi il rapporto è un rapporto fra il Comune di Foligno e la Foligno Impresa Lavoro Sviluppo. Due, cioè la competenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro non è della Regione, è la competenza del datore di lavoro, in questo caso dei vertici della Foligno Impresa Lavoro e Sviluppo. Quindi, diciamo, fino a che non viene segnalata una situazione di precarietà, no? Cioè, e di rischio, cioè la Regione non ha competenze per entrare in questa materia. Infine, io ricordo che la Regione non ha competenza in materia di tutela dei beni culturali, perché la tutela dei beni culturali la Costituzione le assegna allo Stato, salvo i beni librari. Tant'è vero che le sovrintendenze ai beni culturali, e nello specifico la sovrintendenza archivistica, non dipende dalla Regione, ma dipende dal Ministero dei beni culturali. La Regione ha competenza soltanto in materia bibliotecaria e quindi ha la sovrintendenza bibliografica e biblioteconomica, quindi, non è in questo caso specifico. Quindi io posso rispondere che la situazione segnalata dal consigliere Monni è una situazione che sicuramente dovrà interessare le autorità competenti, se credo che una volta segnalata se ne interessino, nello specifico la sovrintendenza archivistica regionale, che però dipende dal Ministero dei Beni Culturali, dal MIBACT, e per quanto riguarda la condizione di prevenzione incendi, i Vigili del Fuoco. Ora, per quanto riguarda la Regione, come qualsiasi altro soggetto pubblico o privato di questo Paese, venendo a conoscenza di una situazione di precarietà e di rischio per i lavoratori, può segnalare all'ASL questa situazione invitando l'ASL ad intervenire. Ma questo riguarda la Regione come qualsiasi altro soggetto. Quindi, come dire, rispetto all'interrogazione del consigliere, io posso rispondere, no? Cioè che la Regione può fare questa segnalazione all'ASL per quanto attiene la sicurezza nel posto di lavoro, tutto il resto è competenza del Comune di Foligno, della sovrintendenza archivistica, assessore, concluda, no, per cortesia. Che possono intervenire. Grazie assessore, la parola per una breve replica al Grazie consigliere Monica. Presidente, è vero che, come dice lei, la Regione forse ha poca competenza, però se la politica non ha competenza, se la politica, quando viene segnalato un problema effettivo, ricordo all'assessore che il Comune di Foligno paga 251.000 euro all'anno per questo servizio, e nonostante ciò, no, e nonostante che c'è anche una competenza invece della Regione, perché come giustamente dice lei, la ASL è tenuta a controllare questi luoghi di lavoro, perché la legge assessore dice che la ASL deve controllare questi luoghi di lavoro, sta di fatto che c'è un problema oggettivo, che la politica si deve interessare, nonostante la Regione abbia le competenze specifiche. Se poi invece a voi non vi frega niente come vengono tenute le cose, e si è dimostrato anche come erano gestiti gli archivi della Regione a Solomeo, allora significa, come al solito, che la Regione e questa giunta gli interessano solo altre cose, ma non il bene della cosa pubblica. Grazie. Grazie consigliere Monni. Chiamo l'oggetto numero 208. Assessore Bracco, per cortesia. Oggetto numero 208, realizzazione del tratto bivio di Pietralunga Umbertide dell'ex strada statale 219 Piandassino, necessità di revisione dei progetti adottati e fini del conseguimento di una riduzione dei costi previsti. Interroga il consigliere Smacchi, risponderà per la Giunta l'assessore Rometti. Prego consigliere Smacchi. Sì, grazie signor Presidente, colleghi consiglieri, assessore. Parliamo della variante alla strada statale 219 detta Piandassino. Dopo l'apertura dei primi due tratti, cioè quello che va da Branca a Gubbio e da Gubbio a Mocaiana, e dopo l'appalto del terzo tratto, quello che va da Mocaiana
al bivio di Pietralunga per un importo di circa 70 milioni di euro e si dice che la prima pietra potrebbe essere posata entro il mese di giugno. Rimangono ancora 12 chilometri per il completamento e per l'allacciamento della Pian d'Assino con le 45. Ora credo che questa interrogazione ha portato bene perché è di questi giorni la notizia che nel piano quinquennale trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture al CIPE per l'approvazione è incluso anche il completamento di questi 12 chilometri per un importo di circa 170 milioni di euro. Questo è quanto almeno ho letto ed è stato riportato dalle notizie di stampa. Questa interrogazione, chiaramente esprimendo la soddisfazione per quanto letto, comunque prevede uno stanziamento che è collegato al progetto originario, cioè al progetto che era stato in qualche modo votato anche dal Consiglio Comunale di Gubbio e che aveva ottenuto tutte le autorizzazioni, che prevede ancora 12 viadotti o ponti, 11 gallerie e così via. Questa interrogazione aveva come fine, come obiettivo, quello di chiedere alla Giunta e all'assessore in particolare se era possibile invece prevedere un progetto meno impegnativo, meno costoso, che prevedesse anche la riduzione dei costi, al fine anche eventualmente di stornare le risorse eventualmente risparmiate su altri tratti della viabilità gubina, come ad esempio quello relativo alla strada Contessa. Grazie. Grazie consigliere Smacchi, per la Giunta la parola all'assessore Rometti, prego. Ma io innanzitutto vorrei che si abbia consapevolezza che in questi anni tanto difficili da un punto di vista economico, quando parliamo e affermiamo dell'esigenza della città di Gubbio di uscire da una sorta di isolamento e di debolezza infrastrutturale, penso di poter dire che passi avanti importanti sono stati fatti. La Perugia-Ancona è tornata a camminare velocemente e sulla direttrice che appunto riguarda la Pian d'Assino sono stati fatti interventi importanti, la gara è in corso e c'è nel piano triennale dell'ANAS nel 2018 una posta che ci potrà consentire di andare avanti in modo significativo. E quindi questo è un fatto del quale dobbiamo essere consapevoli e anche avere, considerando la fase e la difficoltà che abbiamo per quel che riguarda gli investimenti nel Paese da un punto di vista delle infrastrutture, avere anche l'apprezzamento necessario. Revisione del progetto. Io ho fatto, come dire, mi sono andato a rivedere come è nato il progetto che poi è stato scelto, che è in questo momento oggetto, che è stato autorizzato, che è autorizzato e sul quale si sta realizzando uno stralcio. Questo progetto è stato individuato sulla base di ben cinque ipotesi preliminari, delle quali era stato quantificato il costo. E il progetto individuato non è assolutamente neanche il più costoso, anzi è su una fascia medio-bassa, direi. Al 2004 questo progetto era quantificato 184, ce n'era uno da 165, ma altri da 225, da 200, da 270. Ora, io questa discussione che si è aperta, sinceramente la vorrei approfondire, perché imbarcarci in una nuova progettazione, riapprovare tutto, solo la valutazione di impatto ambientale, come sapete, chiede un anno, i pareri di tutte le amministrazioni. Noi stiamo seriamente rivalutando e valutando questa esigenza. Non vorrei e non vorremmo che per fare una cosa utile che accelera magari i tempi rischiamo invece di tornare al punto di partenza con un nuovo progetto, nuove autorizzazioni e che ci rimettono in una situazione di maggiore incertezza. Quindi noi stiamo, come dire, no, abbiamo sotto gli occhi questo tema, questo argomento, lo stiamo valutando insieme ai nostri uffici, insieme a chi ha fatto la progettazione, insieme ad ANAS, insieme al Ministero che deve mettere le risorse e quindi quanto prima assumeremo una decisione. Però volevo fare queste valutazioni anche perché
come dire, il messaggio di una rivisitazione del progetto era uscito in qualche incontro che abbiamo fatto in maniera anche abbastanza, come dire, semplicistica, però io rifletterei anche sulle controindicazioni che ci potrebbero essere e che sono quelle che ho detto e che quindi dobbiamo valutare. Il progetto individuato non è assolutamente il più costoso di quelli che erano, delle cinque ipotesi addirittura che erano state fatte. È sulla fascia, direi, medio se non medio bassa. E quindi, ecco, teniamo conto di questi elementi e poi sicuramente prenderemo la decisione migliore. Grazie Assessore, per una breve replica la parola al consigliere Smacchi. Sì, grazie Presidente. Mi sembra la posizione dell'Assessore una posizione responsabile, soprattutto a fronte di queste notizie che ci sono arrivate per quanto riguarda l'inserimento nel piano di una posta di risorse per il completamento. È chiaro che, perché ero presente nel Consiglio Comunale di Gubbio nel 2004, quel progetto era il progetto migliore alle condizioni date, anche in considerazione dell'impatto ambientale e di tutto il resto, perché quella è una zona particolarmente delicata anche da quel punto di vista. È altrettanto vero che fino a poco tempo fa, Assessore, sembrava che queste risorse fossero, dal punto di vista del reperimento, impossibili da trovare. Ora invece che c'è questa possibilità, anche grazie al Governo nazionale, io credo che sia opportuno fare un'ulteriore verifica, anche perché sappiamo bene l'iter dei progetti, i tempi, le autorizzazioni, la VAS, eccetera, eccetera. La vorrei ringraziare da questo punto di vista anche per la premessa che ha fatto, perché se il 2015 potrà essere l'anno finalmente dell'apertura del tratto umbro della Perugia-Ancona, spero che almeno il 2017 e il 2018 potrà essere l'anno per il completamento della Pian d'Assino. Grazie. Grazie consigliere Smacchi. Chiamo l'oggetto numero 212, misure che la Giunta intende adottare perché venga ottimizzata l'utilizzazione di tutte le apparecchiature specialistiche presenti negli ospedali umbri ai fini del superamento dell'annoso problema dei tempi di attesa. Interroga la consigliera Monacelli. Per la Giunta, in sostituzione della Presidente Marini, risponderà l'Assessore Casciari. Prego, consigliera Monacelli. Sì, grazie Presidente. Ma il problema si riferisce alla ormai annosa questione delle liste di attesa e al tentativo di organizzare e rendere oggettivamente sostenibile un piano di interventi tale da poter abbattere questo fenomeno. Questo è l'obiettivo. Faccio riferimento ad un accertamento che le associazioni sindacali qualche mese fa hanno fatto in riferimento ad un ospedale, ma io credo che il ragionamento possa essere esteso a tutte le strutture ospedaliere. Nella fattispecie le associazioni sindacali hanno riscontrato di Branca, intendo, l'ospedale di Gualdo Tadino Gubbio, un sottoutilizzo di 8 ecografi dislocati in vari reparti all'interno dell'ospedale. Anche negli altri ospedali umbri, con ogni probabilità, esistono strumenti e apparecchiature poco o per nulla utilizzate. Ritengo che una diversa organizzazione dell'utilizzo di queste apparecchiature, unita ad un prolungamento degli orari di apertura dei servizi ambulatoriali estesi alle fasce serali e alle giornate prefestive o anche festive, potrebbe consentire un abbassamento di tali tempi. Anche qualche giorno fa c'era il caso di una signora che doveva fare un esame particolare all'intestino e i tempi di attesa erano comunque superiori ai 5 mesi, e non è poca cosa di fronte a sospetti di patologie anche abbastanza gravi. Questa iniziativa non comporterebbe, se non in minima parte, un aumento della spesa sanitaria regionale, ma sarebbe una risposta concreta e sostenibile a questo problema. Per questa ragione interrogo la Presidente o chi per lei, in questo caso l'Assessore Casciari, per conoscere quali misure intende adottare e se intende accogliere questi suggerimenti. Grazie. Grazie consigliera, la parola per la risposta della Giunta all'Assessore Casciari, prego. Sì, colgo l'occasione su sollecitazione della consigliera Monacelli
Per ricordare che la Giunta regionale ha deliberato il 4 agosto 2014 un piano straordinario proprio per il contenimento delle liste di attesa, soprattutto in quelle prestazioni di cui faceva fondamentalmente strumentali di cui faceva fatto cenno la consigliera, e che hanno già inciso sia sul fronte della domanda, cercando anche di diciamo individuare poi i reali bisogni e quindi l'appropriatezza delle prescrizioni. E nell'ambito di questo piano straordinario sono state già autorizzate aperture straordinarie sia fuori degli orari convenzionali ma anche nei giorni prefestivi e festivi di diverse strutture ospedaliere. E questo naturalmente ha già portato alcuni benefici in termini di riduzione delle liste d'attesa. Naturalmente questo piano si è reso necessario per aggredire nell'immediato il problema delle liste d'attesa, soprattutto di alcune diciamo prestazioni, soprattutto alcune strumentali. Questo piano è un piano straordinario che aveva una durata definita e che è accompagnato sempre anche dall'applicazione dei RAO, ovvero dei raggruppamenti di attesa omogenea, che definiscono meglio l'appropriatezza, perché talvolta poi una domanda, un aumento dell'offerta, può spingere sia l'utente ma anche il medico a una inappropriatezza della prescrizione. Tra l'altro in questo piano ha permesso anche, soprattutto nell'area della diagnostica per immagini, un utilizzo delle apparecchiature interaziendali con uno spostamento degli specialisti da un'azienda all'altra. Quindi ci siamo incamminati su una strada appunto che possa risolvere nel breve alcuni dati, adesso non ce l'ho qui perché non sono in corso di verifica, ma ha portato una riduzione importante per alcune prestazioni specialistiche delle liste di attesa. La Giunta valuterà poi come gestire la fase diciamo alla fine di questo piano straordinario. Grazie Assessore Casciari, prego Consigliere Monacelli per la replica. Parzialmente, ma molto parzialmente soddisfatta, perché conosco e conoscevo la dichiarazione e la volontà di intenti di affrontare il problema da parte della Giunta regionale, questo piano che è stato approntato in quel di agosto, però riscontrato che anche la settimana prossima, la settimana scorsa sui giornali era emersa l'ennesima denuncia di un caso, come dire, di lista d'attesa protratta. Pur partendo dalla considerazione che molto spesso, se non sempre, fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, però in realtà è anche sintomatico di un problema che non è stato affatto risolto. Io chiedevo se unitamente alle misure di carattere generale intraprese nel piano di cui lei ha ricordato fosse stata possibile un'operazione di ricognizione delle attuali disponibilità di quello che già oggi c'è e che forse non è utilizzato al 100%. Grazie. Grazie collega Monacelli. Chiamo l'oggetto numero 213, deliberazione della Giunta regionale numero 1815 del 29 dicembre 2014, recante tra l'altro variazione e un aumento al bilancio di previsione 2014 per maggiori oneri connessi alla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari irregolari anni 2011 e 12, informazioni della Giunta medesima circa le modalità di impiego dei beneficiari, gli oneri connessi a tali variazioni. Interrogo il consigliere Zaffini, risponde l'assessore Casciari. Prego, collega Zaffini. Grazie Presidente. Assessore, per conoscere in buona sostanza le modalità di utilizzo di queste risorse, i relativi beneficiari. Risorse importanti sono circa 1 milione l'anno che vengono destinate alla regolarizzazione di cittadini extracomunitari. Non si capisce bene, poi magari l'assessore ci spiegherà meglio che significa regolarizzazione di cittadini extracomunitari.
Ci preme sapere quali sono i canali di distribuzione di queste risorse. Abbiamo visto nella vicenda, per esempio, che riguarda Roma Capitale, come queste risorse fossero in realtà utilizzate per fini politici, nel senso che ne beneficiavano cooperative che poi traducevano la loro presenza in campagna elettorale. Nell'imminenza della campagna elettorale per le prossime elezioni regionali, come si dice, viene spontaneo chiedersi chi beneficerà di queste risorse anche, e anche le modalità di utilizzo di queste risorse. Quindi ci preme capire che cosa accade, posto che naturalmente ci viene il grande dubbio se è lecito, legittimo, giusto, congruo spendere un milione l'anno per la regolarizzazione dei cittadini extracomunitari. Minimo un milione l'anno. Grazie collega Zaffini. Prego, Assessore Casciani. Sì, credo che il consigliere Zaffini abbia fatto un po' di confusione. Questo variazione di bilancio a cui fa riferimento non è altro che un recepimento di una parte del Fondo Sanitario Nazionale, quindi di risorse statali che per legge sono imputate alle regioni per la copertura degli oneri relativi all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. Quindi sono le regioni che recepiscono i riparti di due, in questo caso di due intese relativi a un fondo che è una parte del Fondo Sanitario Nazionale, che nelle precedenti due finanziarie era di quasi 31 milioni di euro, che grazie a un'intesa Stato-Regioni che si è sottoscritta precisamente il 26 settembre 2013 ha portato, come tutti gli anni, nelle casse regionali il fondo destinato non alla regolarizzazione degli stranieri, come ricorda il consigliere Zaffini, ma alla tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con tutte le cittadine italiane, tutela della salute del minore, vaccinazioni, secondo la normativa naturalmente italiana, interventi di profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai. Questo naturalmente è un obbligo delle regioni che sono competenti per il sistema sanitario regionale, quindi non c'è stata nessuna destinazione di distrazione o così come l'ha definito, ma è così come avviene ogni anno, semplicemente visto anche appunto le nuove disposizioni di bilancio, una iscrizione a bilancio dei riparti che sono stati fatti dal Fondo del Sanitario Nazionale e sono destinati a questi interventi che riguardano soprattutto la donna in gravidanza e il minore straniero che si trova nel nostro territorio. Grazie Assessore Casciani. Prego collega Zaffini per la replica. Sì, leggo la definizione della UPB, l'unità previsionale di bilancio, quote arretrate del Fondo Sanitario Nazionale destinate a spesa corrente per la regolarizzazione di cittadini stranieri. Quindi non ho fatto nessuna confusione, le interrogazioni si fanno per conoscere. Capisco che può sembrare strano, ma le interrogazioni si fanno per conoscere e quindi io chiedo e ho chiesto di sapere come venivano utilizzate queste risorse. Ribadisco che sembra assolutamente criticabile il fatto che una piccola regione come l'Umbria spenda un milione l'anno per vaccinazioni e profilassi. Faremo un'ulteriore interrogazione per capire meglio e per sapere quanto costa di risorse proprie e nazionali l'intero impatto degli cittadini stranieri e extracomunitari in Umbria. Grazie Presidente. Grazie collega Zaffini. Chiamo l'oggetto numero 214, territorio del Monte Tezzo in Comune di Perugia. Necessità di classificazione come parco regionale, comunque di valorizzazione e tutela delle sue ricchezze dall'alto valore storico, ambientale e naturalistico, intendimenti della Giunta regionale al riguardo, interroga il consigliere Dottorini, risponde l'assessore Bracco. Prego, collega Dottorini. Grazie,
la questione che ci troviamo oggi a discutere riguarda un tassello importante del mosaico ambientale, storico e culturale dell'Umbria. Stiamo parlando del Monte Tezzi, un promontorio le cui pendici narrano la storia millenaria della nostra regione, le cui potenzialità mal sfruttate raccontano ancora una volta di un paese poco dinamico nel saper approfittare delle enormi ricchezze che il proprio territorio offre. Numerosi reperti archeologici testimoniano come quest'area fosse frequentata già in epoca preromana e che nei secoli successivi fu il luogo prescelto per la costruzione di imponenti castelli, fortezze e chiese come il romitorio di Santa Maria di Monte Tezio. Non sono da meno le sue peculiarità naturalistiche e ambientali, a partire dalla particolare posizione geografica che offre scorci panoramici unici. In tutto questo, nell'estate del 2012 fu paventata l'ipotesi di privatizzazione del Monte Tezio da parte dell'ex comunità montana, allora in liquidazione e decisa a ripianare i propri bilanci attraverso l'alienazione della parte sommitale dell'area. Un'ipotesi paradossale che aveva allarmato la cittadinanza di Perugia, legata affettivamente a quelle zone, e che fu smentita dalla stessa giunta regionale. In questi anni l'area del Monte Tezio, nonostante non abbia trovato posto né fra le aree naturali classificate come parco regionale, né fra i siti di interesse comunitario, né fra le zone di protezione speciali presenti in Umbria, ha visto garantita la sua manutenzione e il suo decoro grazie a una convenzione fra i privati cittadini e la comunità montana, la quale, in un'ottica di sussidiarietà, delegava all'attiva associazione culturale Monte Tezio la copertura di alcuni servizi di ordinaria amministrazione. Ora neppure quella convenzione è stata rinnovata, a tutto scapito della corretta gestione dell'area. Assessore, conoscendo la sensibilità della Giunta in materia, i cittadini hanno già rinunciato a chiedere che si vietino in quel territorio le attività venatorie. Tuttavia rimane in tutta la sua urgenza la necessità di trovare adeguati strumenti per valorizzare il Monte Tezio, garantendone la fruibilità e scongiurando qualsiasi ulteriore forma di privatizzazione. Per questo siamo a chiederle le motivazioni per le quali il territorio di cui si discute oggi sia stato escluso dai parchi regionali e perché, forse ancora più inverosimilmente, non si è inserito nel sistema territoriale di interesse naturalistico ed ambientale. In particolare, crediamo che dovrebbe quantomeno essere garantita la ripresa di un corretto rapporto con l'attivismo locale che in questi anni ha supplito in maniera encomiabile alle mancate tutele garantite a quell'area. Grazie. Grazie collega Dottorini, prego assessore Bracco per la risposta. Sì, grazie Presidente. Ora che il gruppo del Tezio, per la sua continuità ecologica con altre aree naturali e per le sue proprie caratteristiche, rappresenti uno delle emergenze naturalistiche, no? Cioè più significative della nostra regione, così come per il suo patrimonio storico culturale, sia uno dei luoghi, no? Cioè ricchi, su questo credo che siano tutti d'accordo, no? Cioè, tanto d'accordo che l'area del Tezio è stata oggetto di numerose iniziative tese al recupero, alla salvaguardia, alla valorizzazione del patrimonio ambientale e del patrimonio culturale. Ne sono esempi la presenza di un parco di un parco comunale, perché il Tezio è riconosciuto parco di proprietà comunale, e la realizzazione di una vasta area faunistica polifunzionale, prima in Italia. Io leggo perché questa cosa, come noto, caccia e allevamento della fauna non sono propriamente mia materia. Per quanto riguarda la tutela, io segnalo che il gruppo del Tezio è tutelato dal vincolo ambientale messo dal Ministero dei Beni Culturali, dalla Sovrintendenza, è tutelato dalle norme regionali in quanto è classificato come area studio contigua alle aree parco ed è tutelato dal piano regolatore del Comune di Perugia. Quindi ci sono
ben 3 tutele che negli anni hanno tutelato il parco. Ora, le motivazioni per cui non è rientrato tra le non è stato riconosciuto tra le aree SIC, né è stato riconosciuto come aree parco, appartengono alle vicende dei rapporti tra regione, comune e territorio. Quindi io a quelli li lascio. Resta il fatto che comunque la regione lo ha riconosciuto nel PUT del 2000, con la legge regionale 27 del 2000, aree studio e in quanto tali aree che possono essere subire un'evoluzione anche verso la, diciamo, trasformazione in un parco. Quindi in quanto tale è sottoposta a vincolo, in quanto area studio, e in quanto area studio può evolversi verso un'area parco, quindi un'area protetta sulla base delle leggi regionali, insomma delle normative regionali. E in questa direzione, no, cioè in una convergenza di intenti tra Comune di Perugia, territorio e regione, si potrebbe anche andare. Grazie Assessore Bracco, prego collega Dottorini per la replica. Sì, mi ritengo solo parzialmente soddisfatto da questa risposta, perché non dà indicazioni riguardo ad alcune domande che noi avevamo posto. Il primo è: non si capisce il motivo per cui non venga rinnovata la convenzione con l'associazione culturale, dal momento che questo porterebbe anche a, oltre che a una tutela di quell'area, porterebbe anche a un notevole risparmio economico, e non si comprende come mai ci sia questa resistenza. Inoltre, dalla sua risposta, Assessore, io lo so che non è lei l'assessore competente, quindi, però in ogni caso in questo momento rappresenta la Giunta, e non si comprende. C'era anche questa. E non si comprende perché in tutto questo l'area è in liquidazione, non si comprende chi la compra e chi la compra rispetterà la libera fruibilità di quel territorio. Queste sono le domande che noi ponevamo e rispetto alle quali ecco, la risposta della Giunta, diciamo, non ci soddisfa pienamente. D'altra parte non ci nutriamo illusioni rispetto a questo, ho già detto che nessuno, neanche dei cittadini, pensa che quell'area possa essere liberata dall'uso venatorio, e tuttavia ci risulta anche che gli aspetti faunistici diciamo sono solo sulla carta, perché in realtà c'è rimasto ben poco. Quindi io continuo a invitare la Giunta a farsi carico di tutelare quel territorio e di ristabilire un rapporto con l'associazione culturale che fino ad oggi l'ha salvaguardato da un uso improprio e da un utilizzo scorretto. Grazie. Grazie collega Dottorini. Chiamo l'oggetto numero 215, campagna pubblicitaria promossa dalla Giunta regionale denominata Umbria, la nostra ragione. Informazioni della Giunta medesima al riguardo, interroga la collega Rosi, risponde l'assessore Bracco. Prego consigliere Rosi. Allora, per quanto riguarda questa campagna pubblicitaria Umbria la nostra ragione, premesso che la Giunta regionale della Regione dell'Umbria ha promosso una campagna pubblicitaria denominata Umbria la nostra ragione, e considerato che la predetta campagna sembra particolarmente imponente e con una diffusione capillare su tutto il territorio regionale e non solo territoriale ma anche temporale di presenza nelle città, è considerato pertanto che per la medesima campagna pubblicitaria la Giunta regionale dovrebbe aver stanziato importi considerevoli. Tutto ciò premesso e considerato, si interroga la Giunta regionale per conoscere in base a quali criteri normativi è stata aggiudicata la procedura di gara per la realizzazione della campagna pubblicitaria Umbria la nostra regione, e ammontare quanto è l'ammontare complessivo degli importi e a tal fine stanziati, le modalità di selezione ed invito degli operatori pubblicitari, nonché le modalità di evasione degli ordini e di relativi pagamenti. Grazie. Grazie collega Rosi, prego assessore Bracco.
Allora, sul primo punto io ricordo che è un obbligo che deriva anche dalla legge dell'amministrazione regionale mantenere una costante informazione dei cittadini per quanto riguarda la propria attività. Così come una parte del PORFESR e una parte del PSR prevedono comunque un'attività di comunicazione sulle realizzazioni che vengono fatte attraverso l'utilizzo delle risorse comunitarie. Tant'è vero che la Giunta regionale nel febbraio del 2008 ha elaborato un piano di comunicazione del PORFES che poi è stato anche approvato dalla Commissione europea, quindi è stato autorizzato dalla Commissione europea. Così come c'è una legge regionale, la legge 3 del 2000, che obbliga a promuovere la più ampia comunicazione istituzionale delle attività proprie per garantire un qualificato rapporto informativo e di partecipazione tra cittadini e istituzioni. Quindi ci sono un obbligo verso l'Europa che ci obbliga, che ci impone di comunicare ciò che è fatto con le risorse europee, e c'è una legge regionale che ci impone un'attività di comunicazione e di informazione costante dei cittadini. Ora, partendo da questo, nel luglio del 2014, in particolare il 27 luglio 2014, la Giunta regionale ha avviato una campagna di comunicazione istituzionale che è stata finanziata in una parte con il fondo PORFESRE e una parte FSE e una parte col bilancio proprio regionale, il capitolo destinato alla comunicazione istituzionale, per 170.000 euro e 800 euro totale, di cui 91.500 facevano riferimento al PORFESRE e 79.300 al capitolo del bilancio sulla comunicazione istituzionale. Queste risorse sono state spese come? Attraverso una gara, una procedura negoziata a seguito di gara, in cui sono state invitate alcune ditte, per esempio nel caso della progettazione di azione sono state invitate 10 ditte dalla comunicazione istituzionale e 10 dal servizio provveditorato, gare e contratti, ditte prese tramite il MEPA, no? Cioè, quindi sono fornitrici di quei servizi secondo Consip. Queste ditte è stato chiesto un progetto e al massimo ribasso è stato assegnato il compito della ideazione. Con la stessa procedura si è speso i soldi per l'affissione, 76.860 euro per l'affissione, e con la stessa procedura per il social media marketing. Tutte queste procedure, a seguito della delibera a cui ho fatto riferimento del luglio 2014, sono state assunte con determine dirigenziali. Ora, io ricordo che la determina dirigenziale è un atto pubblico che è da tutti leggibile sul canale Trasparenza della Regione, per cui chiunque vuole può andare sul canale Trasparenza della Regione, trova le determine dirigenziali, e queste determine dirigenziali io ve le risparmio, le faccio solo vedere, no, cioè sono elencate le ditte che hanno presentato i progetti e il motivo per cui alla assessore Bracco la invita a concludere. Sì, sto concludendo. Si è stata scelta la ditta, quella ditta specifica, perché è quella che ha fatto l'offerta al migliore dal punto di vista economico. Quindi tutto questo è trasparente, è sul canale della trasparenza. Delibere e determine consentono, no, cioè di seguire passo passo tutte le decisioni che in merito sono state assunte dall'amministrazione regionale. Grazie assessore Bracco, prego collega Rosi per la replica. Sì, grazie assessore. A parte tutte le determine, le leggi, io trovo che in un momento di, comprendo il fatto di voler comunicare quello che ha fatto la Giunta in questi 5 anni, ma sicuramente esistono mezzi e strumenti che possono essere utilizzati con una spesa con costo inferiore, visto che ci si ritrova in un momento di difficoltà, e quindi presumo che questi soldi potevano essere utilizzati in maniera diversa, ma ovviamente ognuno i soldi li utilizza come meglio ritenga, e soprattutto insomma spero che questo, ovviamente è tutto fatto prima, me lo consenta assessore, prima
di una campagna elettorale che è da un anno che è partita questa, tutta questa serie di manifesti 6x3 e quant'altro. Per cui io non sono soddisfatta della spiegazione, è una spiegazione tecnica, però ritengo che queste risorse della Comunità Europea o comunque insomma potevano essere utilizzate in maniera diversa e migliore. Grazie. Grazie collega Rosi. Chiamo l'ultima interrogazione, l'oggetto numero 216, piano di riorganizzazione predisposto da Poste Italiane, intendimenti della Giunta regionale volti a scongiurare la chiusura e la riduzione degli orari di apertura di uffici postali presenti nel territorio umbro. Interroga il consigliere Nevi, risponde l'assessore Casciari. Prego collega Nevi. Allora, la questione è stata sollevata nei giorni scorsi anche dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, è relativa al piano di riorganizzazione di Poste Italiane. Noi non mettiamo in discussione la necessità di razionalizzare, di passare all'efficientazione del servizio postale, anche in linea con la riorganizzazione aziendale che sta andando avanti a livello nazionale, ma pensiamo che sia assolutamente importante fare questa riorganizzazione con attenzione, non con atti unilaterali, dialogando con le istituzioni locali, soprattutto con i comuni e soprattutto con i comuni montani, perché c'è un tipo di riorganizzazione che produce degli effetti e un altro tipo di riorganizzazione che produce altri effetti. E quindi siamo molto preoccupati perché siamo di fronte, non solo in Umbria, tra l'altro la questione ha avuto una risonanza anche nazionale, a un piano di Poste Italiane unilaterale che mette, diciamo, in discussione servizi importanti e fondamentali che ci consentono di tenere vivi in alcune zone del nostro territorio particolarmente montuoso degli interi nuclei familiari. Quindi stiamo trattando cose molto delicate. Noi vorremmo che la Giunta regionale mettesse in campo tutte le sue forze, anche in sede di conferenza Stato-Regioni, come è stato già fatto nei giorni scorsi, per scongiurare questo atto unilaterale di chiusura e di anche riorganizzazione con riduzione di orari, con riduzione anche di servizi, che potrebbe portare in documento alle stesse Poste Italiane, visto che ci sono gli utenti che chiaramente sono molto indispettiti da questo atteggiamento e che potrebbero togliere appunto tutti i conti correnti bancari su cui si regge anche Poste Italiane. In altra ipotesi invece la Regione potrebbe intervenire in accordo chiaramente con Poste Italiane per verificare se ci sono magari delle possibili soluzioni per sgravare Poste Italiane da eventuali costi eccedenti quello che è il costo standard che loro calcolano. Quindi per questo attendiamo di sapere quali iniziative e quali misure intende adottare la Giunta regionale. Grazie collega Nevi, prego assessore Casciari. Sì, grazie al consigliere Nevi che ha sollevato un tema così attuale e anche così sensibile. Come appunto accennava la conferenza delle regioni, anche su, diciamo, una forte presa di posizione del sottosegretario Giacomelli alle telecomunicazioni, che ha chiesto a Poste Italiane di rivedere un attimo non solo il piano industriale ma anche i tempi che sono però definiti da Agcom. Appunto su sollecitazione del governo le regioni hanno incontrato sia la presidente Luisa Todini che l'amministratore delegato Francesco Caio insieme ad ANCI Comuni Montani nella seduta del 19 febbraio e abbiamo chiesto fortemente in modo unanime a tutte appunto le regioni supportate naturalmente da ANCI che Poste possa dialogare in modo più forte con i territori, con non solo con ANCI ma anche con le regioni. Ci è stato garantito che verranno fatti dei piani regionali e delle azioni appunto che possano essere concordate in sede territoriale.
Sapete, perché l'avrete letto, la Giunta regionale è anche disponibile a mettere appunto in disponibilità di posti eventuali immobili, soprattutto in quelle aree più disagiate, laddove ce ne fosse bisogno, di trovare soluzioni che possano rendere al minimi disagi per i cittadini. Quindi è un argomento che è di estrema attualità e che stiamo seguendo appunto come regioni, sia in sede locale che anche sui tavoli nazionali. Grazie assessore Casciari, prego collega Nevi per la replica. Ma l'assessore Casciari, che ringrazio la risposta, ha ripetuto cose che già sapevamo, ci saremmo aspettati qualche notizia in più magari e qualche certezza in più. Comunque ci fa piacere che la Regione sia impegnata, ecco, che non sia un impegno così di facciata, ma che produca effetti in tempi rapidi, anche in considerazione del fatto che appunto c'è una grande così allarme nella popolazione proprio in questi giorni, e io penso che su questo misureremo anche la forza e l'autorevolezza del governo regionale nei confronti del governo nazionale. Non ci dimentichiamo che ancora si parla di privatizzazione, ma ancora Poste Italiane insomma è una partecipata del governo nazionale, e Luisa Todini è tra l'altro nostra concittadina, espressione diretta appunto del governo nazionale. Io spero che si riesca anche attraverso appunto questa conoscenza a costruire un piano più razionale che non faccia venire meno i servizi fondamentali per i cittadini. Per adesso mi ritengo parzialmente soddisfatto. Grazie. Grazie collega Nevi, si conclude qui la seduta di Question Time.